Rosario Crocetta, buongiorno. Buongiorno. Lei è stato eletto nelle liste del Partito Democratico in Italia e siede nell'alleanza dei socialisti e democratici. È stato sindaco di Gela, una piccola città della Sicilia, ed è famoso con questa etichetta di sindaco antimafia. Vive sotto scorta in Italia. Che succede? La sua lotta alla politica della mafia è cambiata? Si sferma qui? No, assolutamente, infatti io ancora, fra l'altro, sono sindaco ancora in carica, ho tempo fino al 29, diciamo fino al 28 per scegliere sciogliere la mia incompatibilità. Chiaramente ho scelto il Parlamento europeo anche per non tradire gli elettori che mi hanno votato in Sicilia con 150.000 voti. C'è un errore di fondo dietro tutta la vicenda dell'analisi che si fa sulla mafia. Molto spesso si pensa che la mafia sia soltanto un fenomeno criminale locale, regionale, che sia circoscritto soprattutto alla Sicilia e a massimo a Mezzogiorno. Invece nella realtà tutto quello che emerge in questi anni è il fatto che è vero che magari nel sud o in Sicilia la mafia esercita un potere violento e un controllo del territorio, però poi nel centro nord del paese, ma anche in Europa, avvengono tutta una serie di azioni di riciclaggio che sono importanti per comprendere poi i legami che ci sono fra le varie criminalità. Ma lei pensa che l'Europa, questa Europa, ha i denti per mordere, cioè gli strumenti per veramente attaccare questa criminalità mafiosa, o purtroppo ancora la lotta alla mafia, per esempio anche per lo sviluppo del Mezzogiorno, perché le cose sono legate, dovrebbe farsi forse di più a Roma? L'Europa ha i denti, solo che questi denti non li vuole utilizzare, perché è evidente che noi qui ci troviamo di fronte a una sottovalutazione di tutti questi fenomeni. Non si può pensare assolutamente ingenuamente che, voglio dire, i soldi nelle banche svizzere può arrivare qualsiasi cosa e non nessuno dice niente. Ma forse non hai strumenti giuridici per occuparsene. Ma gli strumenti giuridici bisogna crearli, cioè è chiaro che noi non possiamo, infatti io come primo atto proprio in Parlamento europeo ho chiesto al Presidente Buzek, appena eletto, noi dobbiamo fare una commissione europea di indagine del fenomeno della mafia, perché non si può pensare assolutamente che la mafia sia quella che alcuni credono, che viene fuori da alcune fiction, da alcuni film, un fenomeno di coppole, di lupare, no, è qualcosa di molto più complesso. Bene. Rosario Crocetta, grazie. Grazie a voi.